Alle battute iniziali, è contenta di questa squadra? Sì, gli allenamenti stanno procedendo benissimo, sotto la guida di un mister esperto, caudivato da mister Botti, siamo molto soddisfatti. Adesso abbiamo proprio voglia però di partire con il volley vero, per cui con le partite non basta amichevoli, ma vediamo l'ora che inizi il campionato, anche se sarà un inizio un po' in salita per noi. Ecco, c'è a turbare il calendario questa giornata, proprio il giorno di Natale. Sì, però non possiamo farci nulla, nel senso che sono decisioni che vengono prese dalla Lega. Adesso stiamo verificando la possibilità eventualmente di rimandare per il 26, però la stanno trattando i tecnici, vediamo. Sì, non è bello giocare per Natale, effettivamente è vero. Azzardiamo un pronostico. Dove arriverà questa Gassei? Non ci pronunciamo, l'obiettivo rimane quello della salvezza perché siamo appena saliti in Superlega, è giusto così, per noi è tutto nuovo. Diciamo che la squadra però è una squadra ben allestita, speriamo di divertirci e di poter dire la nostra. Un sorriso e soprattutto il piacere di festeggiare lo sport a Piacenza, il prefetto lo vuole fare. Ma lo vuole fare non come istituzione, come quasi amante della piacentinità anche nello sport. Questi bei ragazzi, questi successi che loro ottengono sono un carburante psicologico ma anche una linfa per tutti noi che abbiamo delle responsabilità su questo territorio. Ma anche un amante del volley? Dica, guardi, la verità, Guardi, considerata la mia statura non avrei mai potuto essere un amante del volley. Le confesserò addirittura che avevo cominciato da bambino con il basket. Poi l'altezza più che normale, anche gesto forse un minimo al di sotto del normale, insomma non mi ha consentito di fare questo, però adesso mi sono dato al calcio, ovviamente, con qualche successo. No, mi dicono che è bravo, giocare a calcio è bravo. No, io ho giocato anche in prima categoria e promozione per una sola stagione, quindi qualcosetta ho fatto, anche se adesso sembro un po' un pupazzo che si muove nell'erba, a 58 anni credo di sì. Però la cosa bella è che lo sport ce l'abbiamo dentro come modo di essere, no? Lo sport è rispetto, nel senso più nobile della parola, non pedisseco e ossessivo, è il rispetto dell'avversario e delle regole. Quindi dove c'è lo sport c'è il prefetto. Penso sia una grande soddisfazione per il sindaco perché è proprio lo zampino del sindaco che ha rimesso in piedi l'anno scorso questa squadra per la 2. Ma insomma è una grande emozione perché è stato un campionato di passione, ci abbiamo creduto tanto, siamo partiti dalle serate con i lupi biancorossi che erano molto preoccupati, poi abbiamo fatto tutto un passaggio intermedio con una grande sollecitazione di quello che doveva essere l'appoggio di tutti e ci siamo riusciti, però ci hanno regalato dei momenti stupendi, molto importanti per la città e quindi speriamo che anche la prossima annata sia al top. Signor Questore, questo è lo sport che dà meno problemi alle forze dell'ordine, perché tutti amici, tutti in campo, non ci sono mai liti sugli spalti. E noi siamo contenti, oltre alla pallavolo citerei anche il rugby che si connota per tantissima sportività. Noi questo vogliamo, che lo sport sia divertimento. Lo sport, cioè le manifestazioni sportive devono partecipare le famiglie, i bambini, quindi io poi amo questo sport perché mia figlia ha giocato a pallavolo per un certo periodo, è uno sport sano, è un bel esempio anche di rispetto degli altri e quindi speriamo che quest'anno la squadra che vada avanti sempre di più. A questa presentazione c'è anche un presidente in pectore del Piacenza sfumato, rimane vicepresidente, e altrettanto un vicepresidente di quello che era il volley. Sì, rimane un po' la passione. Assolutamente sì, sono stato anche amministratore delegato il primo anno nella società e poi sono molto amico della famiglia Curti, di famiglia da 50 anni, mi hanno invitato, ci tenevano alla mia presenza e quindi sono venuto molto volentieri perché mi è rimasto comunque nel cuore anche l'atmosfera del Palabank. Azzardiamo un pronostico, dove arriverà questa Gassei? E adesso ho perso un po' il giro per
per capire bene quali possono essere i nuovi arrivi, che mi sembrano tutti di nome e di spessore. Poi l'amalgama toccherà a Gardini, che è un grande allenatore, e incastrare tanti stranieri so che non era una cosa semplice nel passato recente, quindi sarà un po' quello la sfida principale. Come storia hanno una squadra, secondo me, che può fare comodamente i playoff e puntare tra il quinto e l'ottavo posto, come più o meno erano le nostre prestazioni d'allora, con la possibilità magari loro di dare un po' più fastidio alle grandi quattro. Questa è la mia sensazione.